Salve a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero bene. Oggi, scusate se faccio questo video, che ieri avevo un sonno che mi andava a dire di sonno. Oggi, che stiamo parlando della partita. Del post partita di Fiorentina Napoli, ottimo risultato. E meno male che abbiamo pareggiato, perché la Fiorentina che ci ha fatto molto soffrire in campo. Ah, comunque, io non voglio parlare della partita. Io voglio parlare a quegli sporchi futusa e mad dei tifosi della Viola. Ha fatto buono Spalletti, ha fatto buona. E voglio, questo è veramente una rovina di calcio. Il tifoso della Fiorentina, ma come si è permesso di mettere le mani addosso a Spalletti? Vabbè, comunque tutti i tifosi della Viola poi hanno fatto girare una maglietta a un bambino, ma a tapposto. Comunque, tutti i tifosi fiorentini Viola si devono vergognare. Per me, che deve venire una bella multa. È che non ho visto mai da nessuna parte mettere le mani addosso a Spalletti. Mai, mai. Allora, innanzitutto, quando si gioca a pallone, si devono essere educati. Agisce proprio. Tutti dicono tu, ma che ne so, evviva la sportività, ha già visto, era la sportività, era, vabbè, e meno male che abbiamo pareggiato con una Fiorentina, ma ovviamente con Danuria mi pareva Barcellona, ma poi ritornando alla partita, Lo già, è già. Ma tu non mi puoi mancare, sbagliare un gol, era già fatto. Ottimo cross di Kvaratskhelia. Ma Lozano, ecco perché Lozano preferisco più Politano, perché Lozano non è buono, è scarso. Non, comunque non voglio dire niente più. Noi abbiamo portato a casa un punto oro, perché ieri era una partita difficilissima. Mo, fra 6 giorni, martedì, teniamo il Lecce qua. La quarta giornata di campionato, quindi mo concentrati, e poi si sta da giocare pure con la Fiorentina, e pure con il Liverpool dopo la Lazio, quindi concentratevi, concentriamoci dall'inizio del campionato. Da me è tutto, bella, ovviamente iscriviti, bella.